Ora affronteremo la tecnica del cambio di mano. Il cambio di mano serve sia a sorprendere l'avversario, sia ad accorciare la distanza in alcuni momenti, così come vedremo. Ci sono tre cambi di mano fondamentali e poi un sacco di variazioni che sono del tutto personali. Il primo cambio di mano che andiamo a vedere subito dopo la posizione di guardia sarà quello sul fianco. Passo in avanti e quando arrivo sul fianco metto la mano nell'altra mano, mai si lancia il coltello. E ho cambiato la guardia, ancora un passo. Questo lo faccio sia mentre avanzo, sia mentre vado indietro. Rivediamolo ancora. Uno, e sono con la sinistra. Due, e sono con la destra. Tre, a sinistra. Vedete che avviene sul fianco. È il fianco che si avvicina. Non è il coltello, ma il fianco si avvicina. E indietro, richiamo, guardia. Richiamo in guardia, richiamo in guardia, richiamo in guardia. Secondo cambio mano avviene dietro la schiena, qui. Questo è un cambio che si fa normalmente guadagnando misura, a meno che la minaccia non sia lontanissima, allora posso farlo anche avanzando. Ma questo tipo di cambio lo farò andando indietro, per intenderci. A questo punto il coltello può uscire a destra o a sinistra, ma noi adesso lo faremo uscire a sinistra e poi dalla sinistra cambio ed esce a destra. Ancora, ancora. Quindi, se come esercizio lo si vuole fare anche avanzando bene, ma è da sapere che questo è un cambio di mano, poi proprio perché mi troverò esposto, questo lo faccio quando ho la misura. Quindi, la minaccia è parecchio lontana rispetto a me. Da questa posizione vado indietro. E ancora indietro. Ancora indietro. Indietro. E andiamo al terzo cambio mano. Qualche volta è conosciuto, almeno io l'ho sentito così, alla siciliana perché è molto usato nella scheda siciliana. E il cambio che avviene in alto. Anche questo conviene farlo mentre si arretra, cioè guadagnando misura. Abbiamo detto prima che il cambio mano serve a sorprendere e a guadagnare misura, ma non è soltanto questo. È anche un modo, sempre per sorprendere, ma per assecondare un colpo. Partiamo dall'ultimo. Siamo qui, siamo in guardia. C'è un colpo che arriva da sottomano, per esempio di calcio, un saltafusto, quindi un calcio che mira a disarmare. A questo punto che cosa facciamo? Lo assorbiamo, assecondando l'impatto e cambiamo mano. Il cambio mano serve soprattutto ad avere un'altra angolazione rispetto all'attacco, ma anche, immaginate di essere stati colpiti sul serio, ok? Quindi anche per un istante andiamo a riposare la parte destra, a proteggere la parte destra e a continuare la difesa o la minaccia con la mano sinistra. Ma poi allenandosi molte spiegazioni le troverete da soli. Allora arriva il calcio da sotto, lo si asseconda e scenda, lo si asseconda e scenda. A secondo scendo, a secondo scendo. Bene, andiamo al cambio dietro. Il cambio dietro è l'ideale per sorprendere chi tira il calcio a schiaffo. Che vuol dire calcio a schiaffo? Beh, molto semplice, come facciamo a dare uno schiaffo? In questo modo. Bene, il calcio a schiaffo è un calcio che arriva all'interno della mano, così. Anche qui, se vogliamo assorbire l'impatto, lo assorbiamo e minacciamo da questa parte. Assorbiamo l'impatto e andiamo qua. Immaginate la minaccia. Il calcio arriva, lo assorbiamo e andiamo indietro. Assorbiamo l'impatto e si va indietro. Anche il primo cambio che abbiamo fatto, quello sul fianco, è eccellente. In questo caso lo schiaffo, calcio a schiaffo, arriverà, anziché all'interno della vostra mano, arriverà all'esterno, sul dorso, qui. Quindi arriva, op, arriva e arriva. Arriva l'attacco. Quindi quando c'è, vediamo bene, questo attacco lo assorbo
mentre vado indietro e cambio la guardia. Lo assorbo mentre vado indietro, cambio la guardia. Lo assorbo e cambio la guardia. Ovviamente non sarà sufficiente, o qualche volta sì, ma più delle volte è bene cambiare l'angolazione. Ma questa è l'angolazione della guardia. Arriva l'attacco, noi nel nostro esercizio stiamo facendo tutto in linea. Arriva l'attacco e fa un passo fermo per sorprendere chi mi ha attaccato. Ma questo è qualcosa che vedremo andando per gradi. Bene, con questi abbiamo imparato a passare l'arma dal lato destro al lato sinistro. A questo punto, ogni volta che passiamo l'arma, impariamo tutto ciò che abbiamo imparato a destra, lo impariamo anche a sinistra. Possiamo dire che il lato destro insegna al lato sinistro. Che cosa abbiamo imparato? Vediamo adesso, non ci soffermiamo a fare pezzo per pezzo, lo vediamo insieme. Siamo in guardia, vi ho detto che si scende nella posizione di guardia e in questa posizione abbiamo, andando indietro, parata di prima, controattacco di punta e in guardia. Parata di seconda, controattacco di punta e in guardia. Parata di terza, puntata. In guardia, sempre preceduto dall'invito, ovviamente, quarta, in guardia, passo in avanti, cambio. A questo punto, per non confonderci, chiameremo le parate nello stesso modo. Quindi, la parata di prima, difende l'addome, uno, qui, puntata, in guardia, invito, parata di seconda, puntata in guardia. Ricordatevi nella parata sempre di arretrare, di guadagnare con la misura. Invito, parata di terza, puntata in guardia. Invito, parata di quarta, puntata in guardia. Potremmo anche fare la parata di quinta, qui con l'esposizione, paro, puntata in guardia. Cambio. E rivediamo, ma questa volta aggiungiamo, cambiamo, mettiamo qualcosa di diverso, mettiamo i tagli. La risposta di taglio. Misura più parata di prima, qui, un taglio, in guardia. Invito, due, punta, in guardia, oppure parata di seconda, taglio, in guardia. I tagli possono essere diversi, parata di seconda, taglio, torno in guardia. Parata di terza, quindi prima c'è l'invito, parata di terza, taglio, in guardia. Posso anche fare dal taglio a scendere, parata di terza, quindi prima l'invito, parata di terza, taglio, in guardia. Invito, parata di quarta, taglio, in guardia. Parata di quinta, taglio, in guardia. Cambio. Parata di prima, taglio in guardia. Bene, bene l'invito. Parata di seconda, taglio in guardia. Mi ha detto che la seconda posso anche fare un taglio orizzontale. Parata di seconda, taglio in guardia. Parata di terza, l'invito quindi, terza, taglio in guardia. Di quarta, quarta, taglio in guardia. Volete fare un altro taglio? Da qui, quarta, taglio in guardia. Ovviamente il taglio può essere fatto a seconda delle necessità, arretrando o avanzando, ma la parata è sempre meglio farla più aggiungendo la misura. Qui, parata di quinta, quinta, taglio in guardia. Cambio una. Vediamo l'applicazione della posizione di guardia, cambio in alto, mi troverò a sinistra, parata di prima, più la misura, colpo di taglio di rovescio, torno in guardia, colpo di taglio orizzontale, torno in guardia, invito, parata di seconda, colpo di taglio, torno in guardia, invito, parata di seconda, colpo di taglio, questa volta diagonale, torno in guardia. Parata di terza, paro, taglio orizzontale, torno in guardia. Invito, parata di quarta,
taglio orizzontale, taglio diagonale a scendere, sempre in dito, scopro il bersaglio, allora non so fare prima. Il taglio lo posso fare a seconda dell'esigenza, avanzando o arretrando. Questo non sono io che lo dico a priori, ma il momento stesso, la posizione in cui si trova il mio avversario. Invito, come ho detto, di quinta, sono con la sinistra, paro, taglio, come guardia, cambio dietro. Passo in avanti, due passi in avanti, tre passi in avanti, cambio dietro e lavoriamo a sinistra ancora una volta, parata di prima, punta e torno in guardia, parata di seconda, punta e torno in guardia, parata di terza, punta e torno in guardia, parata di quarta, punta e torno in guardia, parata di quinta, punta e torno in guardia. Ovviamente cambio sul fianco, posso farlo anche avanzando, il coltello lo sono scoperto. Cambio dietro, conviene farlo arretrando. Quando posso scendere? Parata di prima, punta, chiudo, punta e guardia. Parata di prima, punta, chiudo, in guardia, attacco di destra, in guardia, parata di seconda, punta, chiudo, punta, parata di prima, punta, chiudo, indietro, punta, con la sinistra, in guardia. Parata di prima, punta, chiudo, indietro, in guardia, invito, parata, punta, chiudo, indietro, contrattacco, in guardia, invito, parata, punta, chiudo, trattacco, in guardia, invito, parata, punta, chiudo, punta, in guardia, invito, para, punta, chiudo, punta, in guardia, para, punta, chiudo, punta, in guardia, terza, para, punta, chiudo, punta, in guardia, invito, para, punta, chiudo, punta, in guardia. Quarta, para, punta, chiudo, punta, in guardia, invito, quinta, punta, chiudo, punta, invito, para, punta, chiudo, punta, guardia, invito,